Padre Laurentin, come mai l'apparizione di Fatima è diventata così importante nel corso di questo secolo? Forse proprio per il contenuto anche effettivamente profondamente politico, che ora ci può apparire anacronistico, perché diciamo non esiste più l'Unione Sovietica, non esistono più due blocchi, voglio dire tutto il mondo così come si era dipanato dalla prima guerra mondiale fino a Yalta con la fine della seconda, ormai è completamente cambiato. Secondo lei, io però le domando, Fatima è stata così importante per il suo contenuto politico? È certo che se c'è un fatto essenzialmente religioso ha un'importanza politica, perché è una delle prime profezie che dà una predizione sul futuro del mondo su un punto molto grave, il trionfo del comunismo con l'approvazione di molte persone nella Chiesa che pensavano che il comunismo era molto bene. E quando leggevo le profezie di Fatima che sarebbe la fine del comunismo, fine delle persecuzioni, conversione della Russia, pensavo il comunismo ha il primo esercito del mondo, la prima polizia del mondo, è ferro, betone, impossibile a distruggere, sono qui per secoli. E fui molto sorpreso quando tutto ha sparito con la Perestroika e la Perestroika e tutto quello che ha seguito. Fui sorpreso perché la Chiesa mi dice sempre, e con ragione, attenzione alle profezie, non è infallibile, ma per questa volta era vero. Padre Laurentin, se volete rispondere a quanto avete sentito. Concordo con Monsignor che il piano religioso, il piano scientifico sono differenti e sono d'accordo con lui che bisogna essere molto serio al piano scientifico, ma penso l'aver fatto, perché a Medjugorje, dopo il primo viaggio, ho parlato a medici del più alto livello, professore Joyeux, che è l'Accademia, prezzi internazionali, e le ho chiesto di fare i primi encefalogrammi sui veggenti per vedere che succede nel cervello. E il risultato fu interessante di questo testo e di molti altri, che non dormono, non sognano, non sono in stato di epilepsia, eccetera, e altri testi manifestano che non c'è allucinazione e non c'è causa effetto soggettivo di sincretismo. È certo che i testi non attengono la Vergine, non è il ruolo della scienza, ma manifestano molte obiettività. Il sincronismo tra i sei veggenti, si diceva, si fanno segno gli uni agli altri, non c'è segno, e tutti insieme a una decina di secondi presso hanno gli stessi fenomeni. Movimenti. Per oculogrammi, per encefalogrammi, tutto questo fu consegnato nel libro Studi medicali su Medjugorje. Penso che una novità, una prima cosa scientifica, non si può dire come Charcot al principio del secolo che una visione è isteria.